avevano due funzioni differenti, perché in una venivano conservati gli attrezzi da lavoro e tutto ciò che serviva per la manutenzione, e c'erano quindi, diciamo, gli operai. Nell'altra invece c'erano, in ogni chiaritta c'era una, ovviamente poi potete entrarci, anche perché abbiamo allestito oggi una mostra fotografica molto interessante, poi fate un giro sia in questa che nell'altra. C'erano due camini, perché ovviamente l'inverno dovevano riscaldarsi. Nell'altra invece c'erano i soldati che esigevano il pedaggio, perché c'era un passaggio, il dazio da pagare. Infatti in quel tempo il Ducato di Traetto si arricchì molto, perché comunque c'era sulla strada per Roma, come abbiamo visto prima, che era la principale arteria, c'era un passaggio non. Ma come oggi il ponte di Brooklyn pagano ogni giorno per la manutenzione, pagano il dazio per passare. Ecco, usano per la manutenzione però. C'è chi può e chi non può. Allora siamo. Siamo arrivati a diciamo alla, quello che io dico un po', l'aspetto clou, perché nonostante tutti questi brevetti di giura che abbiamo visto finora, che vi riloghiamo brevemente, le catene giuresche alternate, la struttura, la consistenza delle catene, la lega al nickel che aveva inventato, il modo in cui l'aveva inventato, il sistema di trafilamento, la macchina a statesa, tutte queste cose che erano proprio peculiari di questo ponte. Questo è il famoso doppio pendolo rovesciato, detto anche cucchiaio rovesciato, a due cerniere. Praticamente qui si vede, questo stava all'interno del capitello, quindi dentro la colonna, e unita le catenarie di sospensione, come lo sapete, quelle verso l'imbarcato, a quelle di ritenuta. Come? La catenaria superiore di sospensione è qua, la catenaria inferiore di sospensione è qua, la catenaria superiore di ritenuta è qua e quella inferiore di ritenuta. Quindi che succedeva? Che tutte quelle forze di cui ormai siete esperti, cioè termiche dovute al vento, alla dilatazione del freddo, al restringimento del freddo inverno, al diverso rapporto dei carichi che vi passavano sopra, perché il ponte fu progettato addirittura per farci passare sopra la ferrovia. C'era un progetto enorme che aveva Ferdinando II di realizzare, e Giura fu anche il primo a realizzare, a collaudare la famosa ferrovia Napoli-Portici. Il progetto iniziale prevedeva poi due arterie principali ferroviarie che andassero giù, lato Adriatico e lato Tirrenico, e che si congiungessero poi addirittura a quelle danubiane. Quindi un progetto enorme. E su questo ponte il ponte era stato realizzato per sostenere il passaggio del treno, anche come peso. Quindi che succede? Che tutte queste forze insistono su questo pendolo. Come vedete, questo era, si muoveva in modo disaccoppiato rispetto a questo, e aveva un suo movimento superiore e inferiore, quindi si muoveva, immaginatelo, così, quello di sotto, e allo stesso modo quello di sopra, a seconda di come agivano le forze su queste due estremità. Questo faceva sì che la risultante, la famosa risultante di cui vi ho parlato prima, cadesse all'interno della colonna con quell'errore di cui vi dicevo prima, di soli 19 cm. Se ci pensate, è un'inezia, è davvero un'inezia. Ma dovuta all'oscillazione della parte superiore. Esatto, l'oscillazione disaccoppiata, tutto disaccoppiato, perché anche le catenarie erano disaccoppiate. E quindi lui riuscì a fare in modo che il famoso punto di sospensione tra l'incrocio tra le due catenarie non fosse un punto critico. Lì si rompevano tutti i ponti, l'abbiamo visto prima. Invece con questo doppio snodo lui quindi rendeva flessibile. Esisteva, esatto, lo rendeva flessibile. Era un ponte, immaginatevelo, sempre in movimento, in costante movimento, si muoveva tutto e si muoveva in qualsiasi istante. Il famoso viaggio che lui fece, di cui abbiamo parlato prima, in tutta Europa, viaggio per il quale non aveva bisogno di traduttori perché parlava sei lingue, lo ripeto perché ci sono delle facce nuove che magari prima non l'hanno ascoltato, gli permise di studiare il pendolo di Brunel, che era un progettista inglese, però era un pendolo singolo. Lui invece capì che aveva un punto debole, e lo risolse con il doppio pendolo. Queste quattro, diciamo, tubi che vedete laterali, immaginateveli comunque anche questi in ferro, perché sono all'interno delle colonne
e sono stati qui rappresentati in modo tale che da far vedere che andavano giù fino agli ammarri di cui ho parlato, 7 metri sottoterra, e andavano a passare all'interno di quei buchi che abbiamo visto giù nel concio che stava in basso, all'interno di quei buchi che erano stati prefabbricati con una macchina del tutto particolare che lui era riuscito a progettare, sempre lui, che era una sorta di carotaggio, ma che avete visto, perché poi vi ci ho fatto passare la mano, con quale margine di errore andava a lavorare. Quindi errore zero, lì si parla proprio di errore zero, perché è completamente liscia e non poteva essere altrimenti, perché se il ferro vi passava urtando le colonne avrebbero avuto problemi di stabilità e sarebbero poi crollate. Quindi questo è proprio il... Ha inventato anche le macchine per costruire il ferro. Ingegno assoluto. Ingegno assoluto. Io non vi vorrei trattenere ancora, nel senso che siamo stati